è una nuova tecnologia, una nuova mentalità forse, che risolve un problema che c'è sempre stato nel mondo digitale, che è quello di impedire che un bene digitale venga doppio speso. Quindi si presta benissimo a essere utilizzata per realizzare una valuta digitale che si può usare su internet senza controparti centrali che ne controllano emissione o funzionamento. Può funzionare tra una rete di pari senza avere una controparte centrale che ne può controllare e influenzare il funzionamento. Il funzionamento viene cambiato solamente se la stragrande maggior parte dei partecipanti del network sono d'accordo nel cambiamento. Quindi questo crea un sistema molto resiliente e che appunto non cambia sulla base della decisione di singoli attori. Dunque, io mi sono ammalato di blockchain nel 2014, in realtà ne sono venuto a conoscenza nel 2000, anzi sì, nel 2013, però non sono andato nel dettaglio e quindi non ho avuto modo di capirne tutto il funzionamento e i risvolti che poteva avere questo tipo di tecnologia. Da quando l'ho scoperta e sono addentrato nel funzionamento e nella sua importanza, ho lasciato il lavoro che facevo per dedicarmene a tempo pieno nel 2014 è stato. Non avrei abbandonato quello che stavo facendo se non pensassi che il futuro di blockchain sia ampio e prosperoso. Sono altresì conscio che si sta parlando di un cambiamento di mentalità, non diciamo un cambiamento, c'è cioè un cambiamento sociale e che quindi richiede un'ampia formazione e nuovi modi di pensare e cambi di paradigma a cui siamo abituati da centinaia e migliaia di anni. È iniziata come quasi un side project, un progetto per gioco nel 2015, utilizzando la blockchain e una delle sue proprietà, che è l'immutabilità, per salvare dei semplici messaggi di testo, che però hanno la differenza di non essere salvati su un server di proprietà di una società, ma sono salvati per l'appunto nella blockchain. Questo fa sì che siano quanto di più vicino al messaggio che dura in eterno, perché ci sono dei meccanismi in piedi per cui la blockchain non viene persa e non sta su un solo computer. E quindi questo era un meccanismo per far capire con un semplice caso d'uso le proprietà e l'importanza della blockchain. E difatti è servito proprio a questo. Dopodiché, nell'anno successivo, ci stiamo specializzando e focalizzando sull'utilizzo di queste proprietà per realizzare il timestamping e la conservazione dell'integrità e dell'immutabilità dei dati di qualsiasi generico dato, non solo messaggi di testo.